La seconda commissione, presieduta da Gianfranco Chiacchieroni, ha approvato il documento di indirizzo strategico per il turismo 2014-2016 con 4 voti favorevoli della maggioranza e 3 astenuti dell'opposizione. Il documento è il primo strumento di programmazione settoriale predisposto con il nuovo sistema di turismo umbro dopo l'approvazione del testo unico e dopo l'abolizione dell'APT con l'attribuzione di funzioni operative a Sviluppo Umbria. Il piano triennale è frutto di un lavoro congiunto del Comitato di Coordinamento per la Promozione Turistica Integrata, dove sono presenti comuni, province, rappresentanti delle associazioni di categoria del turismo e più in generale dello sviluppo economico. Negli ultimi anni, caratterizzati dalla grande crisi internazionale, le presenze turistiche dell'Umbria si sono attestate sulla soglia dei 6 milioni, con un tendenziale aumento degli arrivi e una diminuzione della permanenza media. Per promuovere l'Umbria si punta sulla qualità ambientale e su quella delle strutture e dell'enogastronomia.